Stefano Piali conclude il suo viaggio nella storia di Colonna con due opere che omaggiano alcune figure iconiche profondamente legate alla città di Marino. Marcantonio II Colonna, signore di Marino e tra i protagonisti della famosa battaglia di Lepanto, e la Madonna del Rosario, onorata durante i festeggiamenti della centenaria Sagra dell'Uva. Michelangelo Buonarroti e la nobildonna marinese Vittoria Colonna, per l'intimo e spirituale rapporto che li unì in vita. Marcantonio Colonna, ritornato vittorioso dalla battaglia di Lepanto, è osannato come un imperatore, è inserito in una nicchia tridimensionale, come del resto è in origine, su cui ho raffigurato, personalizzandolo, lo stemma dei Colonna. La dignità di Marcantonio Colonna si riflette nell'immagine dello stemma della famiglia, che diventa fondamentale nel contesto dell'opera. L'elemento femminile è quello sublime e spirituale della Madonna del Rosario con il Bambino, che, evocata dal Papa Pio V, protesse Marcantonio Colonna durante il conflitto. In quest'opera ho voluto esaltare il sommo Michelangelo e il rapporto con Vittoria Colonna, sua musa spirituale, eterea, angelica ma estremamente presente. All'amica poetessa Michelangelo dedica queste parole. Attraverso la sua bocca parla un Dio, scrive, e io ascoltandola mi rendo conto di appartenere a lei e non più a me stesso. Versi intrisi di sentimento e devozione che qui Michelangelo sembra davvero sussurrarle. Come i corpi dei prigioni michelangeleschi ai quali l'artista si è ispirato emergono plastici dalla roccia a simboleggiare il dolore e la speranza di pace mai così presenti ai nostri tempi, così Stefano Piali estrae tasselli di storia dalla sua ricerca artistica, arricchendoli di valore e di contemporaneità. Con queste opere, Piali consegna alla città che lo ha accolto, Marino, un'epopea pittorica affascinante, dagli echi antichi, ma estremamente connessa al presente.